La mia passione per la fotografia è nata 6 anni fa. Volevo fare un progetto sulle persone che sono arrivate dall'Africa fino a Lampedusa e ho avuto l'opportunità di intervistare 2 persone. Mi hanno raccontato le loro esperienze, che in Libia c'è ancora lo schiavismo e le persone vengono vendute. Londra, rispetto a Modena, è una grande città e ha una storia di diversità molto più elevata, molto più esperienza. Prima di fare fotogiornalismo ho lavorato con diverse agenzie di moda, però mancava sempre quella modella di colore o quella modella asiatica. Mi sento 50 italiana e 50 nigeriana. Le cose che mi mancano d'Italia prima innanzitutto sono il cibo. Mi sento molto più libera a vivere a Londra che a Modena, perché qua a Londra posso anche girare con gli afro, posso vestirmi come mi pare, senza aver timore che qualcuno mi guarda in modo strano.